Nei quartieri spagnoli a Napoli l'omaggio per ricordare il grande scrittore, filosofo e regista napoletano Luciano De Crescenzo. Svelato in Vico Tre Regine, il pannello del murales, accompagnato da un flash mob nel primo anniversario della scomparsa di un grande protagonista che la città non ha mai dimenticato. L'iniziativa, promossa dall'associazione Quartieri Spagnoli 1536, è organizzata in collaborazione con il Comune di Napoli. Presenti oltre al sindaco De Magistris e alle autorità tanta gente comune, familiari e personalità del mondo dello spettacolo. Apposti i pannelli che anticipano l'opera muraria e il volto sorridente di De Crescenzo, che osserva divertito un gruppo di ragazzini che tenta di recuperare un pallone perso. Diciamo che Luciano sapeva, ma come i grandi del resto, da Scarpetta, Edoardo, sapeva interpretare certi contrasti familiari, perché lui era una persona semplice e ritraeva bene queste situazioni. Perciò poi si diventa popolari, no? Perché si riesce a, come dire, a far immedesimare nei propri scritti, nelle proprie situazioni, le persone che ci vedono, perché lo spettacolo questo è. Ma chissà che starà facendo là sopra, perché lui era talmente particolare che anche era su, ma mi piace l'ironia che aveva, sì. Evidentemente lui là sopra, quando vede tutti questi amici, quando poi lo raggiungerò anch'io, voglio dire, insieme faremo ancora un altro film come ha fatto lui, straordinario.